Buonasera a tutti voi che ci state ascoltando e buonasera a Vittorio Ferraresi, esponente del Movimento 5 Stelle in Commissione Giustizia, alla Camera. Buonasera a voi. Benvenuto. Buonasera. Benissimo, allora parliamo del disegno di legge cosiddetto sulle pene alternative. È uno dei provvedimenti con i quali si sta cercando di alleviare il sovraffollamento carcerario attraverso il ricorso ad arresti domiciliari più ampi, quindi cercando di far uscire le persone dal carcere prima della scadenza della pena. Vi convince o no la filosofia di questa azione? Non ci convince, l'ennesima delega al governo su una materia molto delicata, non ci sono le risorse per le forze dell'ordine per controllare effettivamente questi appunto detenuti ai domiciliari e soprattutto si fa tutto questo sempre non rispettando la persona offesa dal reato. Infatti si è previsto anche un articolo che prevede la tenuità del fatto per pene fino a 5 anni, il magistrato a sua discrezione e senza paletti oggettivi potrà ritenere tenue il fatto e quindi renderlo non punibile senza criteri oggettivi o soggettivi e soprattutto senza sentire la persona offesa dal reato. E questo è un punto, ma facevamo prima riferimento anche al maggior ricorso agli arresti domiciliari e all'uso del braccialetto elettronico. Voi lamentate che questi strumenti ancora non sono perfettamente funzionali, però in altri paesi si utilizzano e funzionano, perché in Italia no? Assolutamente sì, perché in Italia c'è stato uno scandalo che ci ha fatto pagare dei braccialetti a peso d'oro, uno scandalo che è stato portato avanti anche dal Ministero dell'Interno all'epoca cancellieri con degli appalti in cui hanno ricorso appunto le altre ditte perché sono stati dichiarati illegittimi e sono al vaglio appunto del Consiglio di Stato che l'ha rimandati in Europa. Quindi se questo è il modo di amministrare il braccialetto elettronico siamo veramente, veramente in una situazione vergognosa. Quindi maggiori risorse alle forze dell'ordine ma un braccialetto elettronico che funziona effettivamente. Andiamo avanti nei contenuti perché questo provvedimento contiene anche la depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina. Un punto, questo onorevole, su cui nel 5 Stelle c'è stato un confronto interno anche piuttosto acceso. Qual è la sua posizione? Ma la mia posizione è la posizione di proporre appunto come abbiamo fatto un confronto e un dibattito su questi temi, c'è stato appunto quindi è stata una vera rivoluzione del Movimento 5 Stelle perché in questo senso abbiamo rimesso ai nostri elettori, ai nostri attivisti, agli iscritti al portale del Movimento 5 Stelle questa scelta, gli attivisti e gli iscritti si sono informati, hanno preso una scelta consapevole votando appunto quello che il Movimento 5 Stelle doveva fare in Parlamento e quindi noi abbiamo semplicemente rispettato la volontà dei nostri iscritti. Quindi sosterrete questa misura. Benissimo. Sul problema carceri, il ministro Orlando, proprio in questi giorni, oggi, domani, si trova a Strasburgo, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dove deve esporre la posizione dell'Italia, perché lei sa che l'Italia rischia grosso, rischia sanzioni severe su questo tema. Ecco, cosa auspicate che dica il governo italiano? Ma sostanzialmente che il governo dovrebbe farsi protettore e fautore di una riforma organica, una riforma veramente che guardi a lungo periodo e risolva il problema del sovraffollamento carcerario una volta per tutte, partendo dall'ex Cirielli, dai rimasugli dell'ex Cirielli e modificando la Fini-Giovanardi, cioè bisogna guardare chi è nelle carceri ora e soprattutto ancora di più con i detenuti stranieri, quindi le notificazioni agli stranieri e il rimpatrio negli stranieri nelle carceri dei paesi d'origine per fargli scontare la propria pena in quei posti. La proposta è chiara, grazie onorevole Ferraresi.